Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12.30 con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca perché c'è stato uno spaventoso incendio all'impianto di compostaggio rifiuti SNUA di Aviano. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo. Questa mattina vertice in prefettura anche con il vicepresidente della regione Riccardi per fare il punto sulla situazione anche dal punto di vista ambientale. Una colonna di fumo visibile anche da 10 km di distanza e l'odore che si è avvertito fino a Pordenone. Nel tardo pomeriggio di ieri si è sviluppato un vasto incendio all'impianto di compostaggio rifiuti SNUA di Aviano, un rogo di imponenti dimensioni che ha visto operare sul posto i vigili del fuoco del comando di Pordenone, degli staccamenti di Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento. È stato richiesto l'intervento di supporto dai vigili del fuoco della base USAF di Aviano, sul posto anche un'ambulanza per soccorrere un dipendente che ha accusato un malore. Le cause del vasto rogo sono in corso di accertamento e questa mattina è stato convocato un vertice in prefettura Pordenone al quale ha partecipato anche il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. E in attesa di conoscere gli esiti di ARPA sulla nube rilasciata dall'incendio al deposito SNUA, i sindaci di Aviano e Roveredo attraverso i loro profili Facebook hanno invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre. Infatti pare che dai primi rilievi dell'ARPA la qualità dell'aria presenti valori anomali solo nei pressi dell'impianto di stoccaggio rifiuti, ma si attendono ulteriori dati. Zona rossa tra Aviano e Roveredo. Le nostre squadre sono sul posto da ieri tarda serata, abbiamo fatto le prime rilevazioni sulle contaparticelle, quindi sappiamo il dato di polverin. Nella zona proprio della rotonda vicino all'impianto il punto è particolarmente impattante. Nelle altre zone dove abbiamo campionato, le scuole di Roveredo, il centro di Aviano, un altro punto esterno, non abbiamo valori preoccupanti, abbiamo valori tipici di una giornata normale per le polveri, ripeto. Quindi l'unico dato preoccupante è quello proprio vicino all'impianto. I comuni limitrofi, quindi, da questo punto di vista per ora non rileviamo superamenti per quanto riguarda questo parametro. I nostri laboratori sono attivati per le analisi e primo pomeriggio, tardo pomeriggio avremo il primo screening sulla qualità dell'aria e la quantità di eventuali inquinanti che in questo momento non siamo in grado di dire ancora con certezza se e quali ci sono. In questo momento, visto che c'è anche un problema di il vento non è particolarmente attivo, ovviamente proprio la zona attorno. Stiamo disegnando la zona particolarmente impattata in base alle informazioni che abbiamo meteo, quindi proprio quelle limitrofe alla zona dove è avvenuto l'incendio. Aviano sicuramente, la zona ribadisco perché il centro è a posto, non abbiamo in questo momento segnalazioni vicino alla SNUA. Per quanto riguarda Roveredo sappiamo dove abbiamo campionato, proprio il confine tra Aviano e Roveredo, quindi quella zona lì, quindi i due comuni in questo momento che entreranno in una zona particolare sono quelli, ribadisco, che verranno disegnati in base alla zona più impattata. San Quirino e gli altri comuni li torniamo a monitorare momentaneamente. Non abbiamo rilevato concentrazioni di polveri elevate. E la Regione sta monitorando attentamente l'evolversi della situazione. Domani è previsto un incontro con i vertici della SNUA, visto che non è il primo episodio simile. Domani ho convocato, ovviamente domenica vedremo se i miei uffici sono riusciti già a rintracciarli, ringrazio anche loro che anche nel weekend lavorano per fare il loro dovere e quindi andremo a vedere se domani in videoconferenza direttamente troveremo la proprietà e capire come mai incendi di questa portata e di gravità vengano in un tempo anche molto breve, non è la prima volta, e faremo tutte le verifiche che dovremo fare per assicurare ai cittadini della nostra regione la massima sicurezza, perché incendi di questo tipo ripetuti non sono più tollerabili. Certo che incendi uno dietro l'altro, qualcuno si pone delle domande, vorrei avere le risposte quanto prima. Adesso la sanità sta stendendo alcune condizioni che entreranno nelle ordinanze dei sindaci, ma sostanzialmente evitare di raccogliere negli orti, nei prati, insomma, eventuali ortaggi, cose di questo genere. Lì c'è anche una zona di allevamenti importanti, quindi anche quello va messo sotto attenzione. Insomma. E i sindaci di Aviano, Roveredo e San Quirino sono pronti a emanare specifiche ordinanze a tutela della cittadinanza in attesa di dati completi dell'ARPA. Stiamo attendendo che l'ARPA ci dia le indicazioni, soprattutto anche la direzione sanitaria dell'ASFO,
per intervenire immediatamente nell'area considerata rossa. L'area rossa sarà quella che, partendo come vertice dall'impianto, interessa la campagna avianese che arriva fino all'aeroporto. In quell'area probabilmente eviteremo l'utilizzo precauzionale della raccolta dei foraggi e delle verdure dagli orti. Le raccomandazioni sono quelle che abbiamo già anche pubblicato nei nostri messaggi questa notte e questa mattina, quindi di sostare all'aperto il tempo strettamente necessario, di evitare di raccogliere per almeno un paio di giorni finché non avremo i risultati delle analisi frutta e verdura, di non far giocare i bambini se possibile all'esterno nei parchi e nei giardini. C'è una necessità tecnica proprio di avere alcuni dati analitici che richiedono, soprattutto dal punto di vista quantitativo, un paio di giorni di analisi. Per cui finché non avremo quel dato non possiamo togliere la riserva. I valori delle polveri non sono allarmanti, quindi la qualità dell'aria, al di là di quello che si sente come percezione, dicono che sia buona. E quindi adesso verrà suffragata dai dati. La cronaca ci porta a Pordenone, dove un'insegnante di 45 anni è stata trovata morta intorno alle 18 di ieri nella sua abitazione di Zoppola in via Pancera. L'ha trovata senza vita il marito, che ha fatto rientro nell'abitazione insieme al figlio minore. Le circostanze poco chiare del decesso hanno richiesto l'intervento dei militari dell'arma del nucleo investigativo di Pordenone, che nella notte hanno ascoltato i parenti. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per permettere le operazioni di rilievo. L'ipotesi più attendibile al momento è quella di una morte accidentale. È possibile che la donna, molto conosciuta e stimata in paese, sia caduta e sia rimasta gravemente ferita, oppure che si sia sentita male e che di conseguenza sia caduta. Diverse le tracce di sangue, infatti, trovate all'interno dell'abitazione. Solo il palo ferma la carambola della Mini Cooper. È successo stanotte intorno alle 4 a Trieste, su Viale Villamare, all'altezza del Civico 70. Per cause in corso di accertamento da parte della radiomobile dei carabinieri di Aurisina, una Mini Cooper ha finito la propria corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. A bordo due coppie di giovani, tutti 24enni, friulani, residenti a Udine e provincia, rimasti miracolosamente illesi. Alla guida una ragazza di 23 anni di Martignaco, che ha perso il controllo dell'auto colpendo dapprima una BMW parcheggiata a bordo strada e invadendo la corsia opposta per terminare la corsa contro il palo. Particolarmente delicato il lavoro dei carabinieri, che hanno dovuto regolare il traffico di rientro dalla Movida per la presenza di una vasta chiazza d'olio. Seggi aperti da questa mattina alle 7 per il referendum confermativo sulla riduzione del numero di parlamentari. In Friuli Venezia Giulia sono chiamate alle urne oltre 946.000 elettori. Tra oggi e domani inoltre 12 comuni della regione scelgono il sindaco e rinnovano il consiglio comunale. Si tratta di Cividale, Ovaro, Premariacco, Varmo e Cividale Andreis, Barcisca, Caneva, Clout, Montereale Valcellina, Travesio, Valvasone Arzene e Villesse. In tutto per le amministrative sono 39.748 gli aventi diritto al voto. I seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si tratta del primo appuntamento elettorale del post-Covid. Oltre alla tessera elettorale e al documento d'identità è obbligatoria la mascherina. Gel igienizzante da usare prima e dopo la votazione, ingressi e uscite separati, distanza di un metro tra gli scrutatori e di due per l'identificazione, unico momento nel quale si potrà abbassare la mascherina. Accesso contingentato in caso di assembramenti. A livello nazionale alle 12 l'affluenza ai seggi era dell'11%. In Friuli, per le comunali, la punta si è raggiunta a Villesse, dove aveva votato il 23% della popolazione. Il lockdown per l'emergenza Covid ha avuto riflessi sull'occupazione e sono in aumento le persone che si rivolgono ai banchi solidali per acquistare a prezzo simbolico vestiti. Uno di questi sorge nell'area ristrutturata della Caritas in Corte San Vincenzo a Udine, dove trovano spazio ora anche un asilo solidale dove ci sono 20 bambini di famiglie bisognose, una sartoria sociale creata per dare un nuovo lavoro alle persone che hanno perso l'occupazione e un centro d'ascolto per chi ha bisogno d'aiuto. Sentiamo Don Gloazzo, direttore della Caritas. Siete arrivati a questa ristrutturazione, che spazi ci sono? Diversi, che si integrano tra di loro. Iniziamo da quello più tradizionale, che è quello del centro di ascolto, che è la cosa più bella che la Chiesa abbia attivato in questi anni, perché la gente non ha solo bisogno di cose, ha bisogno di incontri, ha bisogno di relazioni. Accanto, quelli sono gestiti dai volontari della San Vincenzo e delle parrocchie con Termini. Poi c'è lo spazio giovani,
il tentativo è quello di offrire ai ragazzi, giusto nelle ore extra scolastiche o nel uno spazio perché possano venire a scaldare eventualmente le cose che mangiano, condividere anche momenti di gioia, di formazione, di gioco. Poi ci sono le suore, evidentemente, che sono le padrone di casa, e la sartoria, che è collegata a Pan e Gabán, che è una, no, un negozio, perché non possiamo dire così, uno spazio dove il riuso diventa un luogo anche di incontro, perché riteniamo che la Laudato Si abbia indirizzato anche l'attenzione verso il creato e noi ci teniamo a questo. Poi c'è la casetta colori, che è l'opportunità che hanno diverse mamme con bambini piccoli dai 6 ai 36 mesi di poter andare a lavorare, e non trovando spazio nelle strutture pubbliche vengono accuditi i bambini e accompagnate le mamme perché apprendano non solo la lingua italiana ma anche imparino a cucire e a gestire la propria vita familiare. In chiusura la pagina sportiva, la scelta del governo di aprire gli stadi a 1000 tifosi a partita ha generato polemiche e malumori. A Udine il presidente della UCI, Beppi Marcon, vuole essere positivo e spera che questo sia il preludio ad una maggiore concessione di affluenza. Le regioni hanno forzato la mano al governo e hanno ottenuto ieri l'ok alla riapertura agli stadi di Serie A per un numero massimo di 1000 tifosi, che ovviamente dovranno rispettare tutte le normative Covid. Una scelta che non tutti hanno condiviso, nemmeno tra i supporter stessi. Beppi Marcon, presidente della UCI, spera comunque che questo sia solo un primo passo. Sinceramente sai benissimo che ci sono vari pensieri, ci sono. Se posso dirti il mio è che è una cosa irreale, secondo me, che non fa parte del nostro modo di andare allo stadio, assolutamente. E si poteva tenere in considerazione il pensiero che c'era prima, che andavano dietro le capienze degli stadi con 1000 spettatori dentro, e come non avere nessuno proprio. Praticamente andare allo stadio è sinonimo di aggregazione, di stare assieme, di abbracciarci, di cantare, di saltare, di gridare, e tutto questo non verrà concesso. È la stessa cosa che andare a vedere un cinema o ad andare a teatro, quindi se devo stare lì seduto senza nessun amico vicino o cosa, la stessa cosa che magari stare a casa in poltrona a vedere la TV, insomma. Io immagino che ci sia, diciamo, una partenza fissata in un giorno X in cui i primi 1000 che prenderanno il biglietto avranno modo di andare a vedere la partita, insomma. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi do appuntamento con l'informazione su Telefriuli al TG delle 19. Buon pomeriggio.